Pierini. Il tiro è il canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Come solito, tanta carne al fuoco con i campionati che procedono verso la parte calda della stagione. Ciao Gabri, come andiamo? Dopo la stazione Giardino confermato, la settimana scorsa è andata bene, quindi tutto a posto. E quindi anche questa puntata sarà un po' bucolica. Partiamo dalla Serie A2, Fabriano che non riesce a cambiare marcia nonostante il cambio in panchina, l'uscita di scena di coach Lorenzo Panza, squadra affidata ai due vice, Cerpella e Bruno, ma il risultato di fatto è rimasto lo stesso, una sconfitta di nuovo appunto ampia, non tanto nel risultato, perché il punteggio dice 98 a 92, ma quanto perché di fatto Fabriano ha palesato gli stessi difetti che appunto si sta trascinando indietro dall'inizio della stagione, quindi una difesa che fa acqua da tutte le parti, problemi al rimbalzo, e poi è ovvio che le rotazioni accorciatissime abbiano anche creato difficoltà anche nel trovare alternative per appunto il duo che ora si dovrà traghettare un po' Fabriano verso la fine della stagione. Mancavano questa volta all'appello, oltre appunto a Tiunè e Tomasini, che ormai sono assenti da qualche partita, si è aggiunta anche l'assenza di Benetti, quindi di fatto 5 senior più i giovani Gulini e Re, che hanno dato comunque un ottimo apporto, ma davvero troppo poco per poter pensare di salvarsi in questa maniera, no Gabri? Sì, onestamente Fabriano sembra un po', diciamo, il destino sembra un po' segnato. Ovvio che ci proveranno fino alla fine, però è altrettanto ovvio che, anche per quello che ha detto in maniera molto onesta, molto sincera alla piazza, il presidente Di Salvo, di cui ora faremo chiaramente un ampio approfondimento, credo che questa retrocessione sarà una retrocessione pilotata, provando a salvarla ovviamente, perché a nessuno fa mai piacere, però diciamo che non si strapperanno i capelli qualora non dovessero riuscire. La testimonianza che è appunto a testimonianza di ciò è il fatto che la squadra è stata affidata ad un allenatore totalmente esordiente in A2 come Ciarpi, a cui faccio i miei personalissimi auguri, e non sia stato magari andato a trovare il sacco di turno piuttosto che un altro allenatore traghettatore per provare realmente a salvarla, andare a aggiungere un'altra spesa di un allenatore. Chiaramente in questo momento così complicato per la Janus non era una scelta che secondo me aveva senso, e mi trovo d'accordo con questo. Tanto vale provare a salvarsi con quello che si ha e poi costruire piano piano un futuro che sembra sempre più in Serie B, insomma. Sì, perché al di là del risultato della partita di domenica, ovviamente ha fatto molto discutere la lettera aperta uscita ormai la settimana scorsa da parte del presidente Mario Di Salvo, uscita praticamente poche ore dopo che chiudessimo la puntata, quindi non siamo riusciti anche per quello ovviamente a parlarne in quella scorsa. Ha fatto discutere perché un po' ha svelato quello che poi sospettavamo tutti da settimane, ovvero che la questione Palazzetto si è rivelata davvero un macigno gigantesco per la Janus e per appunto il basket fabrianese. È ovvio che, come ha sottolineato appunto il presidente, pensare di andare avanti non per uno ma per 2, 3, 4, 5 anni magari, senza avere idee chiare di quale sarà la casa del basket fabrianese in un'eventuale Serie A2, significherebbe soltanto bruciare soldi e spendere energie. Poi per cosa, visto che comunque basta una stagione storta come quella di quest'anno per mandare un po' tutto all'aria? Quindi il presidente Di Salvo ha un po' chiarito che, salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo secondo, ma in quest'ambito, nell'ambito appunto dei lavori pubblici fondamentalmente, non è che si improvvisa una cosa così dal giorno all'altro. Se non ci sarà se il palazzetto non sarà pronto, o comunque non ci sarà un'alternativa credibile tra Fabriano e dintorni, la Janus si farà un passo indietro. Quindi, verosimilmente, al prescindere dal risultato che arriverà dal campo, sarà Serie B, insomma, per l'anno prossimo, per la Janus, che non è una tragedia sicuramente dal punto di vista sportivo. È chiaro che
sia più una sconfitta, anzi sia nettamente una sconfitta della politica questa, perché non trovare una soluzione in un anno, visto che il problema è uscito fuori poi a marzo scorso, lo ricordiamo bene, ne abbiamo parlato più di una volta, veramente desolante non aver trovato la soluzione, non averla nemmeno individuata, insomma, non tanto appunto essere riusciti ad avere un palazzetto oggi, ma non aver trovato nemmeno la strada per, quello è veramente sconcertante. Sconcertante da parte di un'amministrazione uscente che sa già che non sarà mai riconfermata per nessun motivo al mondo, e mi viene da dire con merito, insomma, nel senso che non è che Fabriano, purtroppo il fabrianese, viaggi in un momento economico, politico, sociale di grandissima splendore, e l'unica eccellenza del territorio sportivo, ti parlo, cioè la Jaros Fabriano, venga completamente abbandonata a se stessa, è una roba abbastanza vergognosa, insomma, perché è una società sana che dà lavoro a tante persone, che è un'eccellenza del territorio, che ha portato la squadra nel secondo campionato nazionale, non può minimamente essere abbandonata a se stessa nel menefreghismo totale di una giunta che si prepara appunto delle elezioni, ma con scarse possibilità da quello che dicono gli insiders. È ovvio che il presidente Di Salvo, nella sua lucidità, nella sua lucida amarezza, insomma, che mi viene da dire quando ha tirato fuori quella lettera lì, abbia detto chiaramente alla piazza, come sempre ha fatto, come stanno le cose. Gli sponsor si sono tirati indietro perché giocano ad Osimo, e non mi sento neanche di biasimarli, nel senso che è chiaro che le poche realtà capaci di sostenere una realtà come la Janus lo vogliono fare per un tornaconto perlomeno di visibilità sul territorio. Andare a giocare a Osimo non interessava a nessuno, ma non è giocare a Osimo, perché Iesi non è che sarebbe cambiato chissà cosa, o peggio mi sento a Foligno, insomma, non cambiava assolutamente nulla. È colpa della politica che non ha trovato, come hai detto tu, una soluzione che potesse tutelare una eccellenza del territorio fabrianese, perché di questo stiamo parlando, che con merito si era guadagnato sul campo il secondo campionato nazionale. Detto ciò, il presidente ha ammesso implicitamente che il motivo per il quale il coach Panza, a cui va il nostro affettuoso saluto, ma già fatto in privato, insomma, sia io penso tu, è stato, insomma, esonerato non tanto per meriti tecnici, che nessuno contesta, dei meriti tecnici, quanto per aver assemblato una squadra, in gran parte, chiaramente in base alle sue preferenze, che era oggettivamente disfunzionale. Gli errori si fanno, gli errori si pagano, ed è insomma, anche secondo me, dovuto un esonero, che è stato un esonero poi che lì per lì è sembrato brutto. Cioè la lettera del presidente è stata un po' brutta, perché secondo me era dettata da una sofferenza interiore, perché poi dopo invece nei giorni successivi si è vista tutto, insomma, l'umanità del rapporto tra Di Salvo e Panza, tra la proprietà e Panza, eccetera eccetera, come è normale che sia. Stiamo parlando di un allenatore che ha riportato una piazza come Fabriano in A2, vincendo uno dei campionati più incredibili per tutto quello che è successo negli ultimi anni, tra Covid, rimonte, eccetera eccetera, e quindi è giusto e doveroso che sia uscito in questo modo qua. È un modo, secondo me, mi viene da dire quasi consensuale, passami il termine. Ora, che cosa sarà il futuro di Fabriano? Sarà la B a Cerretto finché non ci saranno alternative a Fabriano, vere e proprie. Quindi adesso i tempi che possiamo provare ad ipotizzare saranno nuova giunta che a maggio, insomma, verrà eletta, maggio, giunta, quelle parti lì verrà eletta, quindi tempi già biblici. Per il prossimo anno non se ne parla minimamente, chiaramente sarà B a Cerretto con ambizioni, mi viene da dire, da playoff, perché non avrebbe senso fare la scala per vincere il campionato senza avere un'idea, no, di quello che sarà il futuro. Quindi poi provare da lì a vedere se con la nuova amministrazione si riuscirà a capire qualcosa del palazzetto, perché ad oggi non è stato mosso un mattone, un operaio, nulla. E poi da lì provare a pianificare il futuro, che speriamo possa riportare Fabriano in A2 con le certezze che la proprietà e la città meritano. Chiaro che appunto se non si è mosso nulla in 10 mesi non si può pensare che si muova qualcosa da qua domani mattina, quindi ovviamente bisognerà aspettare sicuramente dopo l'estate per avere novità su quel fronte, ma è chiaro anche che sarà anche una delle partite importanti che si giocherà chi vorrà diventare sindaco di Fabriano, ma non entriamo assolutamente nella politica, restiamo invece sullo sport. Io, Gabri, vorrei sottoporti la questione anche del tempismo della lettera di Salvo. Non rischia, secondo te, di fare l'effetto contrario, nel senso che comunque dire già adesso a fine febbraio che a prescindere l'anno prossimo di fatto no,
non lo ha detto, ma ha lasciato chiaramente intendere, sarà Serie B, non rischia di lasciare un po' che l'ambiente si sfaldi completamente e smetta proprio di lottare la squadra? Peggio di così, Paglia, onestamente faccio fatica, nel senso che comunque sia, è una squadra che sì, ci ha dato, ma non è che... Io non voglio sempre gettare la croce su Lollis di turno, anche se so che sto raccogliendo proseliti da questo punto di vista, però onestamente è una squadra che proverà sul campo a salvarsi, perché nessuno ci sta a perdere, quindi ci si affida alla professionalità dello staff tecnico, che insomma Ciarpi viene da una retrocessione, non penso che ne voglia mettere in un gruppo in un altro, anche se totalmente diverso, eccetera, eccetera, e la professionalità dei giocatori. Santiangeli è uno del posto, non credo abbia voglia di fare le figuracce a un metro da casa, oltre che ha molti interessi chiaramente a rimanerci per motivi di famiglia, eccetera. Quindi gli americani, si sa, giocano sempre per le statistiche, quindi a parte Hollis, che non so, che forse per le statistiche anche qua dici gold, anche l'ultimo. Io credo che veramente sia stata messa una pezza peggiore dal punto di vista tecnico di quello che era, perché mi sembra veramente un giocatore molto più vicino al viale del tramonto per voglia, per voglia di sbattersi, per senso d'urgenza. Sembra veramente un giocatore che nulla ha a che spartire con quello che serve a questa squadra qua, al netto di tutte le varie defezioni. Mentre Smith, adesso me lo immagino tirare tutto quello che viene nelle mani, sistemare un pochettino le statistiche per andare a prendere un contratto buono l'anno prossimo. Detto ciò, Paglia, io apprezzo sempre l'onestà intellettuale delle persone e apprezzo sempre... ho visto anche i commenti sui social, le reazioni sono state ottime dalla piazza, cioè tutti hanno appoggiato il presidente, è meglio dire una dura verità piuttosto che far finta, no, traghettare una retrocessione più o meno pilotata, che poi magari non si verificherà, perché alla fine, visto mai, cioè la palla è sempre strana, però io apprezzo sempre l'onestà delle persone, soprattutto, ripeto, uno dei grandissimi meriti della Janus è sempre stato quello di fare il passo lungo quanto la gamba, anche quando si è trovata, come in passato, in situazioni difficili, vedi l'esonero di Aniello con sostituzione di Fantozzi, eccetera, eccetera, però non hanno mai fatto debiti, non hanno mai fatto cose più grandi di loro. E questo, secondo me, è uno dei meriti più importanti che un management deve avere nello sport. In realtà, quello a cui pensavo, Gabri, mi sono espresso anche male, era più che altro la questione del titolo sportivo, perché comunque salvarsi, okay. Ecco, mi sono espresso malissimo, appunto, okay, salvarsi, okay. Vuol dire comunque tenere in mano un titolo di A2, che vuol dire, a prescindere da tutto, poterlo poi andare a vendere. Poterlo andare a vendere vuol dire poter fare 100, 150, 200 mila euro, poi dipende dal mercato, dalle condizioni e tutto quanto. Però insomma, quindi ha un valore anche economico, che in una situazione comunque delicata, comunque in cui non si naviga certo nell'oro, poi può essere importante. L'abbiamo visto con il caso della Poderosa di qualche anno fa, che per cause diverse però è finito alla stessa maniera, e avere in mano un titolo di A2 poi ha significato poterlo andare a vendere sul mercato, certo. In quel caso appunto era Chieti, appunto, la società che ha mirato e che poi è riuscita a completare l'operazione, ma appunto guardando a maggior ragione alla Serie B nostrana, dove sono in tante che invece lottano, qualcuno magari... ha detto Real Sebastiani? Ma assolutamente no, figuriamoci. Però è chiaro che quello potrebbe essere anzi è sicuramente un aspetto, forse io in quell'ottica volevo dire che forse okay. È stata prematura l'uscita, perché poi mettere sul tavolo il fatto che l'anno prossimo, a prescindere, non sarà la squadra non sarà in Serie A2. Io mi ricordo tanti anni fa giocai una finale di Serie D e il presidente, prima della finale, non nominerò mai la società, chi vuol sapere lo chiederà in privato, prima della finale disse: ragazzi, giocate tranquilli che tanto la Serie C2 non la facciamo l'anno prossimo. E puntualmente fu meno 20. Io mi rifaccio un po' a quella situazione lì, però in questo caso qua ballano soldi veri, e quindi per quello mi sento un po' di... essere perplesso sul tempismo, non sulla sincerità e l'onestà. Chiaramente alziamo le mani e facciamo un applauso al presidente. Sì, no, detta così, certo, ha un, chiaramente un valore diverso, soprattutto perché, come hai detto tu,
secondo me, squadre interessate. Sebastiani io credo che non salirà quest'anno in A2, potrebbe essere un'indiziata abbastanza, ma anche abbastanza Rimini chiara. Poi anche Rimini può essere una di queste, ma la stessa Rosario, chissà. Rimini, sai, l'ha rifiutato l'anno scorso la A2 per andarla a vincere sul campo, se ne era un po' parlicchiato, insomma, magari quest'anno è un pochettino più ambiziosa, non te lo so dire, però sì, hai un asset in mano di un certo valore, questo è fuori di dubbio. Ripeto, sta alla professionalità dei giocatori non far figuracce, giocare sempre per vincere, e poi ovvio, se a 3-4 giornate dalla fine la situazione rimane quella, che sbraghino penso sia abbastanza umano, ecco. E visto proprio che comunque, tornando alla contemporaneità, ora si trova di fronte due partite abbastanza proibitive, perché domenica c'è la trasferta sul campo di Ravenna, poi prima della sosta per la Coppa Italia ci sarà la partita con Scafati, quindi due partite veramente complicate da pensare di poter portare a casa, specialmente per la Janus anche incerottata di quest'ultimo periodo. E, chiusa appunto la parentesi sulla 2, scendiamo in Serie B dove continua a viaggiare fortissimo invece la Luciano Mosconi Ancona, un'Ancona ormai veramente anche scintillante, stavolta anche a livello di gioco. A Giulianova una partita di fatto dominata sin dall'inizio. Nella prima parte dell'incontro Giulianova ha fatto molto canestro e quindi è riuscita a restare a contatto, poi quando sono calate le percentuali è andata veramente via in scioltezza la squadra di coach Cohen, finalmente fluida anche in attacco, ha trovato molto spesso anche tiri piedi per terra, ottime soluzioni, e poi se Cent'anni carbura come sta carburando nelle ultime partite è chiaro che il quadro diventa praticamente perfetto. Che allontana insomma anche un po' quelle voci di mercato che settimana scorsa si erano minacciosamente addensate sulla sua permanenza ad Ancona, insomma c'erano state offerte anche reali, però chiaramente Simone ha risposto come sempre fa con i fatti, dandomi ragione, nel senso che questa squadra qua va dove la porta lui, questo è abbastanza evidente. Detto ciò, un'Ancona scintillante, hai detto tu molto bene, Paglia. Adesso anche fluida in attacco, insomma, bene anche nelle ultime 2-3, al di là delle vittorie sempre tenute col suo solito modo di fare, una gran difesa, comunque 3 vittorie in fila con un turno infrasettimanale non è mai banale, di cui insomma con le trasferte, quindi sai, ma assolutamente mai banale. È una squadra che ha trovato dei nuovi equilibri rispetto a quelli precedenti, con un Minoli anche un po' più scorer in questo momento e con un Giombini lungo vero, nel senso che sta prendendo fiducia, sta facendo canestro, sta andando a rimbalzo, sta facendo le cose un pochettino più di sciabola che di fioretto, no? Si sta sporcando le mani un pochettino di più, che ha capito che star lì in un angolo con quell'atletismo che ha e quel tiro che va e viene è abbastanza limitante per lui, adesso che è un fattore a rimbalzo, un fattore insomma, ha tirato giù anche uno schiaccione che a portare via il ferro, adesso ha iniziato anche a capire come stare in campo, soprattutto dal punto di vista, ti ripeto, delle piccole cose. E quindi ancora che adesso è un po' meno panzinicentrica, perché Minoli comunque ha, diciamo, preso un pochettino il posto di Lollo, passami in termine, dopo questa squadra va dove la porta Lollo, sia chiaro, nel lungo periodo, cioè non voglio assolutamente dire sta roba, però in questo momento storico di difficoltà di Lollo, tornato dal Covid, ancora non bene, ancora un pochettino non al 100%, Minoli è diventato un po' più Panzini, con un po' più scorer. Non abituatevi, nel senso che sarei molto sorpreso di vedere Minoli con queste medie realizzative fino alla fine, però in questo momento qua sopperisce molto molto bene, come Giombini sta sopperendo al periodo di rifiato, diciamo, sta rifiatando Simone Pozzetti, e chiaramente quindi no, si sono un pochettino allineati i pianeti, ritrovando un equilibrio, e anche la proposta offensiva finalmente un pochettino più è nettamente migliore da prima. Questo fa sì che ancora sia in fiducia, che ancora possa proseguire la striscia, perché il calendario adesso è anche abbastanza abbordabile, un'occhiatina verso l'alto finalmente è lecito darla, e quello noi ci aspettavamo insomma da una squadra come Ancona. Però ripeto, adesso bisogna arrivare ai playoff col miglior accoppiamento possibile, nel miglior stato di forma possibile, quindi allargare un po' le rotazioni, magari far rifiattare un po' i giocatori un po' più stanchi. Si è rivisto anche un Quarisa abbastanza dominante contro Giulianova, complice chiaramente la strutturazione molto piccola di Giulianova stessa, parlo di una doppia insomma, tonante, una presenza importante a rimbalzo, e quindi questa ancora molto bene, continua a fare
una grandissima striscia di vittorie ed è questo che ci aspettavamo, insomma, da loro. Sì, ancora ora deve un po' sfruttare il momento, battere il ferro finché è caldo, perché comunque adesso come posizione in classifica sarebbe all'ottimo, visto che è il quarto posto, vorrebbe dire primo turno di playoff col fattore campo a favore, quindi sicuramente un salto in avanti importante rispetto appunto al quinto o al sesto posto. Di fatto quelle lì sopra, quindi la Chienergia Rieti e Rimini, sono solo due punti davanti e stanno un pelino zoppicando in quest'ultima fase, quindi adesso che il momento è positivo bisogna mettere fieno in cascina già da domenica, quando al Pallarossini arriva Ozzano, squadra che comunque un po' ondivaga in questa fase, l'abbiamo vista sabato con Civitanova e ne parleremo sicuramente dopo, ma comunque occasione da sfruttare, insomma, per la Luciana Mosconi. Chi perde un po' il ritmo invece è la Golden Gas Senigallia, che forse subisce il primo stop vero pesante della stagione, anche se parliamo comunque di una partita contro la Real Sebastiani Rieti. È vero, Rieti con diverse assenze come in tutto l'ultimo periodo, ma Rieti che perché era fuori anche Cincia Rauli oltre a tutti i senior, però Rieti che adesso ha trovato un minimo di continuità, e Senigallia senza Bedetti, come dicevamo altre volte, poi le assenze vanno anche pesate, no? Bedetti in relazione a Senigallia magari è molto più pesante dei 3-4 assenti di Rieti per il roster di Rieti. Allora, Rieti mi sembra che snellendo, ok, abbia trovato un equilibrio, come è normale, lo dico dal giorno 1, che erano troppi, che servivano gli operai, e adesso Geng è diventato un giocatore fondamentale, perché va dal 4, allarga il campo, comunque sta facendo canestro, anche qua non abituiamoci, però in questo momento sta facendo canestro, ma soprattutto può attaccare i mismatch che ha a fronte o spalle, dipende da chi lo marca. Questo stop è uno stop abbastanza netto per Senigallia, perché Rieti arrivava in un momento di emergenza totale, fuori Gerzetti, fuori Chiumenti, fuori Cinciarauli, quindi veramente una rotazione. Chiumenti, tra l'altro, anche che vociferato in uscita, quindi tra parentesi. Perché, ripeto, da quando è tornato Finelli, quindi quando Finelli ha fatto quello piccolo sclero in conferenza stampa, che secondo me aveva degli obiettivi molto molto chiari, la squadra si è compattata e soprattutto ha abbandonato quella, passatemi il termine, spocchia cestistica di siamo fighissimi, siamo fortissimi, e ha capito che per vincere questo campionato qua, cosa ancora abbastanza complicata secondo me per loro, bisogna sporcarsi le mani, bisogna giocare in maniera completamente diversa. E ti ripeto, avere paradossalmente tutte queste assenze ti permette di ragionare da underdog e quindi di, come posso dire, no? Di compattarti intorno a un obiettivo. Ah, siamo sfigati, ah, abbiamo fatto un casino fino adesso, compattiamoci e andiamo avanti. E ha trovato un equilibrio, è una squadra che chiaramente va dove la porta Stanic dal punto di vista della gestione dei ritmi, dal punto di vista della gestione, no, dei possessi. Anche qua il tempo di piazza si è ridotto molto rispetto all'inizio, c'è un ruolo di backup, molto più backup, c'è quasi minutaggio, passami termine, da under, quello che andrebbe dato magari, no, a un Zampogna di turno, ecco. E questo secondo me è molto chiaro, anche qui partita con tre playmaker, tutti e tre di categoria assoluta, adesso abbiamo dato la palla a Stanic che gioca i suoi 35-30, quello che è. Gli altri 10 vediamo chi li gioca, e questa è una gerarchia molto molto chiara. Lo stesso Loschi lo vedo, ovvio che è un tiratore, tutto quello che vuoi, però si sta sporcando tanto le mani, dando molto più spalle, dando molto più a rimbalzo, facendo anche un lavoro quasi da 4 in certi momenti. Contento è il grande equilibratore, e questo chiaramente Senigallia l'ha un po' pagato perché si è trovata sfidata sulle proprie armi, no? Sulla corsa, sul ritmo, sulla velocità, sul quintetto piccolo, e dopo un po' l'assenza di Bedetti la paghi difensivamente, ma come diciamo sempre la paghi mai come in questo caso con degli esterni grossi come Loschi, appunto, come lo stesso Contento, che comunque per essere un 2 è sicuramente fisicato, o Geng che è un 4, che un 3 che gioca a 4, chiaramente la paghi. Mettici una serata al tiro un pochettino, diciamo, rivedibile, dall'altra parte un secondo tempo di Rieti dove sono andati piccoli, hanno allargato il campo, hanno corso, e chiaramente la partita è stata ben indirizzata. La dovevano vincere i lunghi, questa volta i lunghi per Senigallia non l'hanno vinta, perché ci sta, voglio dire, uno stop, però come hai detto tu, questo è il primo stop netto dove si è avuta l'impressione che Senigallia non ne avesse per giocarsela.
e Senigallia che comunque ora deve però stare attenta a quello che succede alle spalle, soprattutto appunto guardando a domenica, perché Senigallia discena sul campo di Teramo, Teramo che con la vittoria a Montegranaro è rimasta, anzi è tornata a meno 4 e quindi con una vittoria poi in questo scontro diretto di domenica si affaccerebbe prepotentemente nella zona playoff, quindi sarebbe importante tenerla a distanza per la Golden Gas Senigallia. Scendiamo nella parte bassa della classifica, dove le tre marchigiane rimanenti restano tutte in bilico, perché anche la stessa Iesi, dopo quel gennaio di fuoco che ha avuto, continua il suo periodo negativo, una sconfitta a domicilio contro Rimini, che anche in questo caso piuttosto netta e senza appello. Una Iesi che sembra essere tornata quella di due mesi fa, un po' sconclusionata, Gai ancora fuori, quindi assenza che comunque impedisce un po' anche di giocare quel basket arioso un po' che ha caratterizzato il gennaio di Iesi. Però è chiaro che adesso Iesi deve un po' mettere da parte quelli che erano stati i sogni di gloria e pensare prima di tutto a guardarsi alle spalle a questo punto. Sì, perché domenica arriva uno scontro diretto contro Civitanova, cioè diretto fino a un certo punto, nel senso che è ovvio che la situazione di classifica tra Civitanova e Iesi è molto diversa, però è uno scivolone da evitare per la Golden Gas, per la General Contractor. Noi chiaramente ci auguriamo che scivolino paia, perché siamo insomma abbastanza disperati in classifica, però detto ciò si è rivisto Magrini un po' più scorer, per complice anche secondo me l'aver giocato per tanti minuti con Valentini, che in questo momento è un po' un giocatore chiave, parliamoci chiaramente. Più lui riesce a stare in campo, a dare ritmo e a stare in campo proprio anche difensivamente, più Magro riesce a giocare lontano dalla palla, che gli riesce meglio, più questa Iesi riesce a correre. Il ritmo che detta Gai, che dovrebbe essere di rientro domenica, da quello che ci dicono, è diverso, perché chiaramente Gai va a un ritmo e a una qualità di palleggio proprio diametralmente opposta rispetto al giovane Valentini, però non può prescindere da questo, come non può prescindere in alcuni momenti da Nelson, che chiaramente non sta bene, e chiaramente però quando c'è anche quei 5-10 minuti comunque dà una dimensione diversa, dà una dimensione un po' più di gioco a metà campo in certi momenti, quindi poter anche andare ad esplorare magari il Nelson spalle a canestro che attacca un 3, che attacca un 4, piuttosto che questa monodimensionalità legata al corri e tira o alla palla dentro a Gloria. È ovvio che una caduta contro Rimini ci sta, perché voglio dire, Rimini aveva anche qualcosina da farsi perdonare, vedi la sconfitta brutta, bruttissima in casa con Ancona, e Tassinari direi che insomma se l'è ricordata. Un pelino. No, tra l'altro una prova abbastanza brutta, aveva fatto forse la peggiore della stagione contro Ancona, ha subito fatto capire che aveva qualcosa da farsi perdonare, quindi ripeto, partita che lascia il tempo che trova. Ecco, quello che un pochettino preoccupa i tifosi di Iesi è questa involuzione, ma è normale, l'avevamo detto, no? Questa è una squadra che sulle ali dell'entusiasmo può battere chiunque, ma può perdere anche con chiunque quando non fa canestro. Coach Francioni l'ha detto un pochettino a fine partita e mi associo alle dichiarazioni. Detto ciò, vediamo, perché si è rivisto un Rocchi un po' sporco, ma comunque un pochettino più scorer. Secondo me è anche Ferraro che sta tirando un po' il fiato, ha fatto partite da giocare 40 minuti, tutti e 40, quindi è anche normale che adesso tiri un po' il fiato. Domenica cruciale sarà, secondo me, proprio questo, il riuscire a tenere Iesi a percentuali da tre punti medio-basse, e soprattutto riuscire ad andare al ritmo di Civitanova piuttosto che di Iesi. Ed è chiaro che per la Virtus è una partita di quelle segnate col circoletto rosso, tra quelle del girone di ritorno, una di quelle sicuramente da provare a vincere. Virtus che è incappata sì nella quarta sconfitta consecutiva, ma ha mostrato ancora una volta di essere in salute sul campo sempre complicato di Ozzano, uno dei campi probabilmente più difficili del girone, lottato per 39 minuti e mezzo di fatto contro la Sinermatic, ha messo più volte il naso avanti, sembrava anche morta a un certo momento nel quarto quarto con quella scarica di triple della Sinermatic, è riuscita anche a tornare a meno 4 con la bomba del meno 1 di De Sis dall'angolo che si spegne sul ferro, è morta un po' lì la Virtus, ma lottando ancora una volta alla pari. Ora bisognerà però riproporre le stesse prestazioni proposte
non solo contro Ozzano, ma anche contro Rimini e Rieti, quindi le ultime tre, per provare a portarseli a casa due punti che avrebbero un peso non indifferente, diciamo. Certo, soprattutto perché la Sutor continua ad andare molto vicino a una vittoria che guaierebbe tantissimo. Poi ne parleremo. Ma guarda, Civitanova ha fatto una gran partita, al netto anche di un'assenza comunque molto pesante come quella di Vallasciani, del perdurare dell'assenza di Pedicone, del fatto che non ci si riesce ad allenare praticamente quasi mai in 10 e quando lo si fa con molti ragazzi in campo, quindi la qualità è chiaramente diversa rispetto a poi quello che ti propone la partita. Nonostante ciò, la partita di Azzara è stata un'ottima partita, con ancora una volta Riccio finalmente leader offensivo totale di questa squadra, che è esattamente quello che gli chiediamo. E quindi ormai sono tre partite di fila, noi gliela vogliamo tirare, per carità del Signore, però è questo quello che deve fare Giampaolo, guidare la squadra in attacco insieme a Valerio, che detta un po' i ritmi, e poi in difesa comunque è ritornata un po' la difesa di Coach Schiavi, che comunque è stata fino a 2 o 3 settimane fa, mi pare, la quinta, la sesta miglior difesa, non banale per una squadra ultima in classifica, segno che insomma comunque sia lavorato molto. Mancano dei dettagli, manca anche un po' di fortuna, manca anche che la bomba di De Sì entri, per dirti, però la fortuna te la devi creare ed è importante, è fondamentale domenica giocare una grande partita, vincerla. Chiaramente parte avvantaggiata Iesi perché ha un roster superiore, su questo non si discute, però sfruttare il fattore campo e sbloccare un pochettino quello scimmione insomma sulla spalla darebbe anche entusiasmo per affrontare meglio gli altri scontri di salvezza che ci sono rimasti, che sono veramente pochi, però bisogna affrontarli al massimo. Classifica che resta invariata, infatti in fondo alla classifica, con Giulianova che appunto per la sconfitta con Ancona è sempre un passetto avanti alla coppia Sutor-Virtus, che è ferma invece sul fondo a quota 4. E dicevamo della Sutor che ci è andata vicino ancora una volta, Sutor che si è veramente suicidata nel finale, un canestro segnato negli ultimi 7 minuti e quel piccolo vantaggio costruito in una partita comunque a punteggio basso contro Teramo, che viene dilapidato nei secondi finali da quel appunto dai tiri liberi guadagnati da Bottioni, che segnano il sorpasso appunto praticamente sulla sirena un paio di secondi dalla fine. Una partita che ancora una volta ha giocato con grande cuore la Sutor fino alla fine, con orgoglio, magari non tanto pulita tecnicamente, ma comunque anche lei, come la Virtus, dimostra di essere assolutamente viva per questo finale di stagione. Purtroppo però un paio di occasioni gettate alle ortiche, altrimenti magari potevamo parlare anche di un'altra classifica per la Sutor. Assolutamente. Io credo che il grande merito di Cagnazzo nel suo insediamento sia stato dare sempre quella parola lì, quel senso di urgenza ad una squadra che adesso gioca in maniera molto molto veramente quasi disperata, passiamo in termine, però come è giusto che debba giocare una squadra così, ogni pallone è una battaglia, ogni partita è veramente una guerra, chiaramente in casa prima o poi secondo me una vinceranno, perché comunque troppe volte c'è stata una vittoria sfiorata, andata via di poco. In questa partita qua mi sento anche dire, so che non siamo molto d'accordo su questo Paia, che però quel fischio finale ci vuole tanto coraggio a prenderlo, perché su una mischia rimbalzo, in un pareggio, in una partita pari, andare a fischiare un fallo a rimbalzo di confusione, passami il termine, ci vuole coraggio. Cioè, poi magari c'era anche, insomma, io ho visto una spinta abbastanza netta, però è vero che anche da Montegranaro hanno protestato in diversi, e anche per alcuni fischi precedenti, però è chiaro che si segni un canestro negli ultimi 7 minuti. No, questo non si discute, però il singolo episodio, secondo me, ci vuole coraggio a fischiare un fallo così, perché sai che vai a decidere la partita senza proprio star col colpo finire, al di là che Bottioni non è un grandissimo tiratore di liberi, però comunque è una squadra in bonus, una che non lo era, un secondo dalla fine. Io nello spirito del gioco, se sono arbitro, per fortuna non lo sono, la lascio decidere ai supplementari, però è ovvio, è anche giusto fischiare una cosa se c'è, secondo me non era nettissima, non è questo un problema, stiamo parlando di dettagli, è ovvio che non bisogna mai arrivare a permettere a un arbitro di poter decidere con un fischio del genere, quindi non mai mettersi nella condizione di poterlo fare. Però Sutor viva, lotta per l'ultimo posto tra Virtus e appunto il Sutor, quanto mai attiva, secondo me alla Civitanova, per evitare l'ultimo posto servirà comunque una vittoria in più della Sutor, e ad oggi credo che ne serviranno due, perché prima o poi la Sutor una partita la vince,
e inguaierebbe tantissimo, onestamente. Però vediamo, sono due squadre vive che se la giocano, che possono fare uno scherzetto tutti in maniera abbastanza, anzi, credo che da entrambe le parti sia sia quasi, no, il momento in cui possiamo fare uno scherzetto. Tudor che domenica avrà una partita invece non certo semplice, perché va sul campo di Imola, che magari come squadra in assoluto non è imbattibile, ma chiaro che sul campo del Pallaruggi poi è tutto un altro paio di maniche. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra prima lunga parentesi dedicata da 2B. Torniamo però a parlare di Fabriano, con uno che a Fabriano, quando lo evocano, sicuramente sorgono bei ricordi. Parliamo di Sergio Quercia, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana, abbiamo un'istituzione, direi, del basket di casa nostra, Sergio Quercia. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi. Io ti uso innanzitutto come diciamo opinionista in questa prima parte, per parlare ovviamente della situazione di Fabriano. Ne abbiamo parlato diffusamente, ne parliamo diffusamente ovviamente, visto che comunque è una situazione abbastanza anche delicata. Per introdurre, secondo te cosa non ha funzionato in questo scorcio di stagione, insomma, di esordio in A2 per la Jans? Ma io credo che sia stata più che altro una concomitanza di eventi, cioè diciamo che è proprio una di quelle stagioni, al contrario di quella scorsa, dove tutto poi è filato a meraviglia, no? Se pensi che perdevano di 19 a 10 minuti alla fine e poi hanno vinto il campionato, e invece stanno è tutto il contrario. E se poi ne facciamo una questione di responsabilità, sicuramente saranno divisibili tra lo staff tecnico, lo staff dirigenziale e quant'altro. Ecco. Però se tu mi chiedi di chi è la colpa, se mi chiedi che la colpa è dell'allenatore, io ti dico di no, perché a mio avviso la squadra ha delle lacune clamorose e quindi secondo me difficilmente... potevano fare di più di quello che hanno fatto. Poi mettici gli infortuni, metti che poi hanno preso due giocatori, se ne sono rotti altri tre, tutto quello che vuoi. Se invece la domanda è la colpa è dell'allenatore perché ha costruito la squadra, allora ti dico sicuramente sì, perché da come mi hanno detto, per il 70-80% la squadra è stata fatta dall'allenatore. E allora ci sono problemi strutturali e anche tecnici, a mio avviso, notevoli. Poi spezzo anche un'ultima lancia a favore della società, nel senso che la società sicuramente in tutti questi anni ha fatto un lavoro incredibile, sia dal punto del budget della squadra, di ricostruire la mentalità a Fabriano. L'unico neo che gli posso dare è quello che forse in questo momento, in questo campionato, lasciare costruire la squadra all'allenatore per l'80% è troppo. Ci vorrebbe un compromesso dove tu dici ok, questo, però intervengo io, vediamo quello che si può fare. Ecco, la suddivisione delle colpe, a mio modo di vedere, è questa. Mi collego a questo discorso societario, diciamo, visto che tu comunque l'hai vissuto anche da dentro, la realtà della Janus. Sicuramente ha creato, no, scalpore, direi, l'uscita del presidente Di Salvo della scorsa settimana, che ha un po', tra virgolette, preannunciato quello che un po' si rumoreggiava nelle scorse settimane, ovvero che comunque senza palazzetto andare avanti così anche la prossima stagione è veramente complicato. Che ne pensi? Un passo indietro in Serie B, al di là della retrocessione o meno, secondo te sarebbe una tragedia, sarebbe un cataclismo, oppure bene così, insomma? Cioè bene non è mai bene, però insomma sarebbe accettabile. Ma bene ma non benissimo, nel senso, ecco, che io, guarda, la società l'ho vissuta come giocatore o anche come amico di molti dei dirigenti, e ha veramente fatto un lavoro, cioè, partendo dalla prima divisione, un lavoro, se ci pensi, impressionante, in un momento in cui, cioè, la realtà economica qua è devastante, quindi cioè... Io tanto di cappello a loro, che hanno messo tanto entusiasmo, tante risorse, si sono messi in gioco, quindi per quello io veramente non ho veramente niente da dire. È vero che secondo me il palazzetto è un problema grosso. Io credo, da come mi hanno detto, che loro avevano avuto già garanzia inizio anno che la situazione sarebbe stata momentanea, e quindi tu dici ok, io per un periodo, anche
piuttosto lungo, magari un girone d'andata, sto senza palazzetto, però poi dopo me lo ridate, fate i lavori e ritorniamo a casa. Io credo che sia quasi inevitabile, anche se non ho parlato di questo con loro, quasi inevitabile a questo punto non fare il passo più lungo della gamba. Io credo che il prossimo anno, al di là della retrocessione, se arriveranno ultimi o con i play-out o si salveranno, conoscendoli, io credo che non faranno il passo più lungo della gamba se non avranno certezze. Se questo significa rinunciare alla Lega 2 o retrocedere e fare la Serie B, credo che sia la scelta giusta e credo che sia la scelta che faranno. Tu, Sergio, hai vissuto tante delle realtà fabrianesi in questi anni, dall'inizio del Fabriano Basket, anche la Libertas, se non mi sbaglio, la Spider, poi la No. Janus. Qual è il, non ti dico la realtà a cui sei più legato tra queste, perché vabbè, lascerebbe il tempo che trovo, ma qual è un ricordo particolare che hai appunto di questi, degli anni da giocatore, appunto, fabrianese? Ma guarda, ho avuto la fortuna di vincere i campionati diversi con quasi tutte le società, tranne con la Libertas dove non ci siamo riusciti. E guarda, quella che mi ricordo meglio è sicuramente questa con la Janus, dove abbiamo Anche vinto perché è la C. l'ultima, Esatto, la anche perché è l'ultima. Cingo dalla Serie B, ma è stata una vittoria molto, molto strana perché inizialmente nessuno conosceva Nedwick, né tantomeno Darolis, eccetera, eccetera. Invece si è dimostrata una stagione super che nessuno si aspettava e quindi ce la siamo goduta fino alla fine, anche se è durata 10 mesi, perché mi ricordo che avevamo fatto il concentramento a Montecatini, non so, a giugno, a luglio, non me lo ricordo più. Ormai eravamo in condizioni disperate, però tipo ormai c'eravamo e quella è stata una bella soddisfazione andare in Serie B, e quella è stata una bella soddisfazione. E poi anche con anche con la Spire facevamo 3 promozioni consecutive, dalla C2 alla Serie B, 2 quella volta, e poi andammo anche in Serie B1 perché perdemmo la finale contro Scauri, no scusami, contro Chieti di Raiola, eccetera, eccetera, e comunque salimmo anche in B1. Quindi quella fu magari una cavalcata clamorosa perché 3 promozioni consecutive non è una cosa che capita tutti i giorni. Ecco. Quindi anche questi due sono i ricordi più belli che ho della carriera fabrianese, diciamo. Mi leggo un po' a questo perché tu dei campionati appunto ne hai vinti tanti, nelle Marche hai girato parecchio, Tolentino, Marzocca, Matelica, solo per ricordarne qualcuna, anche in Umbria, per chi non ti conosce bene, mi ricordo a Santa Maria degli Angeli, se non sbaglio, l'Assisi, Sì, ma sì, insomma sì. ne hai girate un bel po'. Però ti è stata sempre riconosciuta un po' tra virgolette, l'etichetta di essere di un vincente, insomma. C'è una caratteristica particolare che serve per essere un giocatore di quel tipo lì, insomma, nel senso di quelli che le società dicono: ok, dobbiamo vincere il campionato, prendiamo quel giocatore lì. Sì, ma la caratteristica principale credo che non siano le qualità tecniche, ma sia l'intelligenza di far parte di un gruppo, perché quando tu giochi in una squadra che gioca per vincere, devi per forza rinunciare a qualcosa, uno, e devi per forza legare anche con chi non è il massimo della simpatia, diciamo, usiamo questo eufemismo, o comunque andare d'accordo tutto l'anno. No, con compagni di squadra che hanno una forte personalità, perché adesso io in realtà poi di nemici non ce l'ho mai avuto nessuno, però in una squadra con, adesso me ne viene una in mente rapida, con Stani, Cimsan, io, Usberti, Venturi, Maritano e compagnia bella, sì, abbiamo vinto il campionato, però io no, magari potevo fare, che ne so, 25 punti a partita, ne ho fatti 13 perché dici un po' Nico Stani c'è. Via la palla, no, sto scherzo, però nel senso, sai, il giocatore vincente è quello che riesce a integrarsi in un gruppo, no? E fa sì che l'alchimia tra i giocatori sia più facile possibile. E poi anche una questione di spogliatoio, magari quando ero più giovane, no, però poi crescendo, magari uno si impone un po' anche come leader, o che dir si voglia, diciamo che con l'esperienza, no, magari riesce a mettere a posto qualche situazione che quando eri più giovane ti sfuggiva un po' dalle mani, ecco, questo qua. Gabri. Invece vogliamo parlare del Sergione commentatore TV, che io apprezzo sempre tantissimo, eh? Ti ascolto Già, ma sempre mi bruci la tantissimo. domanda, Lo cavolo. so, però Sergione andiamo random, già che sto in una stazione a registrare, sta roba è bellissima. Comunque, a parte questo,
Il Sergione televisivo, cioè, ti piace questo ruolo qua di seconda voce? Io ti ho apprezzato molto, veramente. Anche Paglione, ti piace? Mi accodo. Ma guarda, ma mi ha divertito, nel senso che per me era una novità assoluta, l'hanno detto vieni così tanto per divertirci, che poi con le spalle, con due spalle bravissime, perché le prime voci sia Ferruccio che Luca Ciappelloni sono top, quindi cioè in realtà il lavoro è molto semplice e mi avevano chiesto di fare, di dire quello che magari non si riesce a vedere normalmente dentro il campo da basket, non esagerando. E mi ricordo che la prima partita invece fu un po' drammatica, nel senso che forse ho detto troppe cose tattiche, capito, tecniche, la gente il giorno dopo mi ha scritto non abbiamo capito niente di quello che hai detto, forse nemmeno io a sto punto. E poi da quella dopo sono rimasto un po' più diciamo sul vago, nel senso ho cercato di farla un po' più scorrevole, però è divertente. Quest'anno non ho avuto modo perché, ecco, con la nascita della bimba 3 mesi fa e quant'altro, non mi sono preso troppi impegni. Però nel futuro prossimo, se ricapiterà, volentieri, è divertente. E invece, Sergione, C Silver e C Gold, che tu stai seguendo, perché insomma ne parlavamo prima, che hai nella tua testa l'idea piano piano di magari l'anno prossimo di tornare insomma a giocare. Che idea ti sei fatto della C Silver e della C Gold di quest'anno? Allora, se ne facciamo una questione tecnica, un po' come tutti i campionati, a mio modo di vedere, e sono sincero in questo, il livello mi sembra più basso rispetto a quello degli anni passati. Vedo un livellamento piuttosto in basso nelle squadre. Anche se, se poi prendi la C-Gold, vedi la classifica della C-Gold, ti accorgi che sicuramente una squadra come Bramante o una squadra come Matelica nulla hanno a che invidiare con delle squadre anche di categoria superiore. Quindi diciamo che la C-Gold io la spezzo un po' in due tronconi, anzi in tre. Due squadre secondo me su tutte, poi altre 3-4 squadre che comunque stanno là e se la giocano, per esempio anche Assisi, che comunque è partita bene anche se adesso un po' in calo, Pisaurum che gioca insieme da una vita e quant'altro, Osimo, insomma, Val di Ceppo, queste squadre qua che stanno nella fascia un po' intermedia, e poi secondo me le ultime dove invece il livello forse è un po' più bassino. Della C Silver devo ammettere che ho seguito abbastanza poco, sento spesso il mio amico Simone De Angelis a Gualdo che mi racconta un po' e mi dice, e Luca Paleco, che anche se non lo sento comunque più o meno lo so che cosa pensa, e anche loro mi dicono che comunque il livello non è, dice, mi aspettavo qualcosa di più, il livello non è proprio altissimo, però comunque le partite sono tutte combattute e diciamo che, ecco, in generale io se io penso alla serie C Gold, una serie C Silver di 5 o 6 anni fa, dico che il livello sta scendendo. Questo è quello che, ma non solo, anche la serie B, se ne vogliamo fare un discorso anche delle categorie superiori. Sicuramente comunque una cosa invece positiva è che vedo giocare sempre molti più giovani, sia in C Gold che in C Silver, e questo è sintomo che comunque le società hanno smesso magari di buttare via soldi per andare a prendere giocatori di fama ma sul viale del tramonto, e investono magari sui giovani e sui settori giovanili soprattutto. E io credo che se si voglia ripartire un po' a crescere, la strada sia una e sia solo quella, cioè investire sui settori giovanili. Invece, se parlando di compagni di squadra, quelli che ci hai avuto, ne hai nominati un paio, hai nominato un'entità spirituale come Stanic, insomma, che è più di un giocatore, proprio un'entità, secondo me, che sta nell'Olimpo dei giocatori della Serie B. Ci dici un paio di nomi di quelli che ti sono rimasti più nel cuore, che ti sei trovato meglio? Non tanto dei più forti, mi interessa poco, ma i compagnoni proprio delle tue tante squadre. Beh, questa è una domanda molto difficile, cioè fare una selezione è, puoi anche fare una selezione di 20 nomi, non è impossibile. Tanto non abbiamo fretta, non abbiamo limiti. Allora, guarda, al di là, allora, sicuramente, quelli che sto sentendo tutt'oggi, anche a distanza di tanti anni, che sento sempre con piacere, per esempio sento spesso Usba, Lugo Sberti,
che comunque è uno che dentro lo spogliatoio comunque è top, quindi comunque no, sempre molto simpatico, ma anche piuttosto rigido quando serve. E poi sento spesso anche Ibsan e Stanic, come ti dicevo prima. Negli anni della Libertas, ricordo che adesso che non gioca più Francesco Corso, no, gioca ancora Francesco Corso, Ragazzi, no, che non gioca più, oh, dicevo, Luca l'arrabbia, l'ho finito Cantelli. 5 minuti fa, Occhio. No, anche perché Lo adesso si è. corteggia, lo corteggia. Ma no, l'ho portato Sì. subito nuovo. Sì, Domani lo ma porto subito ecco. nuovo. Tu lo sai Almeno che corteggi, con. quindi. Sì, ma con che ruolo lo vuoi far giocare? Cioè, dimmelo subito. Tre, due, tre, però Ecco, massimo cinque. tre. Massimo tre. Cioè, Vai se è esagerando, sì. 4-5, lascia perdere. Lascia perdere. Checco deve essere il creativo. Lo fa giocare da tre, è il suo ruolo. E poi che ti dico? Ti dico un ragazzo di Livorno che giocava con me, che sento tuttora, che si chiama Cantelli, che però adesso non gioca più, ma era un giocatore che ha giocato anche in Lega 2 e in B1 tanti anni fa. E adesso devo nominarne qualcuno per ogni squadra, perché Se no si sennò offendono. De Sento Angelis, per il. l'ho detto prima, tanto Simone. Eh? De Angelis, Simone, sì, sì. vabbè, Simone De Angelis, perché lo vedo, siamo qua, sta a Fabriano, quindi lo vedo spesso, sento spesso, ogni tanto sento Pelliccia, Pelliccioni Alessandro, che è stato a Tolentino, ci ho giocato a Tolentino, Lollo Cecchini, allenatore, che vabbè, lo sento spesso, mi ha allenato sia come vice che come capo allenatore. E niente, adesso ti preparo una lista, poi me la mando dopo, perché sennò gli altri si Io offendono prima alle 5.08, quindi e dopo vabbè. quando andiamo in onda mi fate uno screen della lista che compilo e me la mettete là. Paglia, so che sullo storico ci vai tu, quindi semmai mi inserisco dopo, va. Ma in realtà stavolta volevo andare a guardare avanti, un po' l'hai introdotta, Gabri, il fatto del voler ritornare in campo. Io quasi lo davo per scontato che invece avessi chiuso, no? Visto che comunque sei classe 80, se non sbaglio. Invece, quindi, le intenzioni per il futuro, quindi ritornare in campo o comunque poi successivamente magari stare ancora nel mondo della pallacanestro con qualche ruolo? Guarda, io avevo deciso di giocare fino a 40 anni e il Covid ha semplificato molto la cosa, perché sono arrivato a giocare fino a 40 anni e poi ho smesso. In realtà, in questo momento dubito che io possa prendermi un impegno di una certa importanza. Parlo, che ne so, della C-Gold o della C-Silver, che se ne erano 3-4 volte a settimana, no? Non ce la potrei fare sia per motivi lavorativi che familiari. Quindi quello che però mi piacerebbe fare è rimanere nel mondo della pallacanestro, magari facendo una squadra, se mai ci sarà una squadra nel Fabrianese che farà, che ne so, una promozione, una Serie D, che facciano un paio allenamenti in una partita, quello magari me lo posso concedere, ma non posso fare di più proprio per motivi proprio di tempo. E rimanere nel mondo del basket, non lo so. Allenatore, e l'ho fatto per tanti anni, ho allenato diversi settori giovanili, sia in Umbria che qua a Fabriano, a Matelica, eccetera, eccetera. E non rinnovo più la tessera da qualche anno. Non rinnovo più la tessera da qualche anno perché devo dire che dopo tanti anni c'era qualcosa che non mi quadrava, e quindi ho deciso di un attimo di sospendere un po' il tutto. Parlo del fatto che i giovani oggi, comunque, è tutto diverso rispetto, no, a quando eravamo giovani noi e tutto quanto. Io sicuramente li allenavo con gli stimoli di oggi e tutto quanto, però in certe occasioni sia i giovani, ma soprattutto anche l'organizzazione, e non dico nient'altro, che hanno lasciato un po' a desiderare, ci hanno fatto un po' ripensare, come per dire: ok, mi piace, però mi piace se le cose sono ben fatte. Io ho sempre fatto le cose ben fatte. Non mi piace una cosa a buttare su, e quindi se ci sarà una situazione vera e fatta come si deve, sicuramente sì, perché mi piace allenare. Se invece continuerà come ho visto negli ultimi anni, dove le cose sono sempre un po' meccaniche, non proprio fluide, allora potrei anche farne a meno. Poi, come, non so, dimmi. No, cambiavo discorso, devi finirlo, vai pure. No, non ho provato ancora la carriera dirigente, ma io da ex giocatore non so se ce la posso fare, devo
Devo vedere, passare all'altra parte della barricata non deve essere facile, quindi quello proprio è l'ultima delle chance che vi lascio. Per chiudere, riguardando appunto indietro a tutta la tua carriera, l'avevo accennato prima, alcune delle squadre, delle società all'interno delle quali eri passato, sei rimasto un po' sempre in zona, ma visto, avevi tutte le qualità anche per provare anche la carriera o l'esperienza comunque fuori. È stata una scelta tua oppure semplicemente è andata così? Insomma, una domanda che faccio spesso perché mi interessa capire anche la scelta, come matura, no, in un giocatore. Allora, la risposta è molto semplice. Io ho giocato anche a Taranto, a Massafra, e fu un'esperienza non piacevole. Uno perché io probabilmente ero giovane e non ero pronto a quel tipo di avventura. E due, anche perché diciamo che l'ambiente non era proprio eccellente, anche se poi io tutti mi hanno, no, cioè nel senso tutti mi hanno trattato bene, però alla grande. Però io forse non ero pronto, sai, lontanissimo da casa, eccetera, eccetera. Poi sono ritornato, gioco forza a Fabriano, e quando dovevo riandare fuori, detto proprio in maniera spicciola, quello che mi veniva proposto, sia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico, mi faceva pensare, oh, quanto dura questa strada del professionismo, visto che non arriverò mai a giocare in Serie A. Sì, neanche in Lega 2, e quindi magari potrò fare una carriera di Serie B se giro fuori, eccetera, eccetera. Quanto può durare? E quindi nel momento in cui sono ritornato a casa, io ho fatto una scelta molto semplice, che è stata quella di lavorare, di iniziare a lavorare e di fare un lavoro che mi permettesse di continuare a giocare. E ho iniziato a fare il consulente assicurativo che faccio tuttora, e questo mi ha permesso di togliermi invece un sacco di soddisfazioni, anche se in zona, perché anche se è stata la C-Gold, o anche se è stata la Serie B, che comunque quella volta era una buona Serie B, che l'ho fatta per 2 o 3 anni, mi sono tolto un sacco di soddisfazioni, ho vinto dei campionati, e quindi la scelta è stata semplicemente: voglio prepararmi già da 10 anni fa a trovarmi in mano qualcosa che quando smetta di giocare abbia già qualcosa in mano, ma che nel frattempo mi faccia continuare a giocare. Poi certo, l'anno della Serie B di Fabriano, che ci allenavamo 8 volte a settimana, prima con Daniele Aniello, poi con Fantozzi, eccetera, eccetera. Chiaramente il lavoro un po' l'ha risentito, però me l'ero guadagnata sul campo, e quell'anno me l'ho fatto, anche se qualche mattina non andavo perché proprio non ci potevo andare. Però ecco, diciamo che questo mi ha permesso di portare avanti entrambe le cose. Questa è stata la mia scelta. Ti ringrazio Sergio per la bella chiacchierata e in bocca al lupo per tutto, insomma. Ragazzi, grazie a voi, grazie Grazie mille, in bocca Sergio. al lupo anche a voi, e ci vediamo presto. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao grazie. ragazzi, Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao. Era Sergio Quercia ai nostri microfoni questa settimana. Ora tuffiamoci nei campionati di Serie C Gold e Serie C Silver. In Serie C Gold, nella serata di mercoledì, sono andati in scena anche diversi recuperi, oltre alle partite dello scorso fine settimana. In classifica consolida il suo primo posto il Bramante Pesaro, un Bramante che pur senza Pipitone è andato a vincere sul campo di Valdiceppo a cui però mancavano i due lunghi stranieri, Ambrosino e Polekauskas, però è stata una bella partita equilibrata fino ai minuti finali, poi ha preso il largo il Bramante con un Giampaoli inarrestabile, 31 punti alla fine, veramente una macchina nell'ultimo quarto, ha colpito anche con alcuni canestri veramente irreali e il Bramante riesce sempre comunque a trovare la giornata di grazia ogni volta di uno dei suoi grandi solisti. Ieri Gurini un po' meno bene del solito, ma ecco appunto, arriva poi Giampaoli e spariglia le carte, riportando il Bramante a più 6 in classifica su Matelica. Matelica che comunque ha una partita da recuperare, quella con Falconara di mercoledì prossimo, quindi comunque ha la possibilità di accorciare un minimo, anche se il Bramante sembra appunto veramente inscalfibile in questa fase. Vigor che comunque ha risposto con una bella vittoria pesante sabato scorso sul campo del Pisaurum, un campo mai banale sul quale andare a vincere, dove aveva vinto peraltro soltanto appunto il Bramante del derby. Quindi Matelica che rafforza un po' il suo ruolo di seconda forza del campionato, anche perché alle spalle a turno perdono un po' tutte terreno. Da sotto sta rinvenendo fortissimo Porto Sant'Elpidio, quinta vittoria consecutiva.
5 vittorie, guarda caso, coincise con l'arrivo di Fabi, che continua a fare sta continuando la sua il suo grandissimo ritorno a casa. Porto San Delpidio che resta a meno 4 da quel sesto posto che varrebbe i playoff. Difficile, ma non impossibile, anche in virtù appunto di come sta andando Porto San Delpidio. Insomma, bella frizzante la Cigoldi in questa fase. Io continuo ad essere abbastanza sicuro che San Delpidio alla fine lo prende quel sesto posto, perché tanto talento negli esterni, è ovvio che non possono sbagliare più, però adesso è una squadra che ha un'identità molto chiara, con due che tirano tutto e gli altri che fanno legna, proprio per essere molto molto sinceri e onesti. Quindi serviva uno che togliesse pressione a Buffini. Poi non è che sono scintillanti in attacco, cioè ho visto la partita con Falconara soprattutto, non è che proprio siano meravigliosi da vedere giocare, secondo me un po' tanto sotto ritmo ancora rispetto a quello che potrebbero andare, giocano veramente tanto se non troppo a metà campo, e poi alla fine o tira Buffini o tira Fabi, però è già meglio, no, del non equilibrio che avevano all'inizio anche Cobbici infortuni. Quindi secondo me, io credo che alla fine, come è giusto che sia per il valore del roster, il sesto posto possa essere fattibile, anche perché le Umbre ogni tanto si mangiano, perdono punti qua e là, a destra e a sinistra. Vedi Assisi che ha perso in casa con Osimo, quello è al netto delle assenze, tutto quello che vuoi, comunque è uno scivolone che una come Assisi in casa non deve fare, senza Alessandri però Assisi. Però comunque sia, adesso nessuno è al completo, parliamoci chiaro, forse Bramante è al completo con qualche acciacco. Poi per quanto riguarda Bramante, Gurini adesso un attimo si riposa bello tranquillo, perché tra un mesetto e mezzo deve farle lui quelle partite lì, quindi Guro adesso non mi sorprende che stia ieri con il quintetto microscopico di Valdigeppo senza Lunghi è andato a volte anche da 5 lui e Centis insieme sotto canestro, ma faceva largo anche sotto canestro andando a rimbalzo, si è reso comunque utile lo stesso, perché comunque è un grandissimo giocatore che con sta categoria non c'entra niente. Detto ciò, Bramante continua a dare l'impressione di essere di un altro livello per lunghezza, per completezza, ripeto, ci sono un paio di canestri di Giampaoli senza senso, ma è nati ieri sera, clamoroso. Falconara che continua a rimanere sul fondo della classifica, e faccio veramente fatica a capire come possa vincere una partita. Sembra proprio un gruppo che si sia sfaldato, una squadra che proprio abbia mollato mentalmente. Anche la Taurus è ormai un bel pezzetto che non vince, ha avuto il problema Paiola, insomma, che è un problema non da poco, è stato sostituito, per adesso no, però è stato integrato Zandri e dal Campetto, che ha subito avuto un buon impatto, non ha giocato con Gigni squalificato, insomma, situazione anche lì un pochettino in divenire, da capire, però diciamo che la Taurus abbastanza sorprendente, passateci il termine, vista l'inizio stagione, si è un po' andata a perdere. Per il resto, insomma, la vittoria di Matelica è una bellissima vittoria, sempre ricordiamo le assenze e le condizioni fisiche che perdurano in casa Matelica. Anche Pisaurum aveva qualche acciacco, insomma, non da poco, però ecco, una vittoria a Baia Flaminia non è mai facile, campo dove non vince nessuno, e quindi complimenti a Matelica che nello scontro tra chi vuole essere l'antibramante dimostra di essere probabilmente lei l'antibramante. Sì, in fondo alla classifica, appunto, mi ha anticipato anche il discorso Falconara, che peraltro forse ha anche fatto male i conti, si è tirato già i remi in barca, nel senso che comunque la Taurus ha veramente perso molti colpi in quest'ultima fase, le squalifiche di Paiola e Cognigni che aggravano ulteriormente la situazione, quindi anche gli infortuni che stanno un po' martellando sul roster di Coach Filippetti, quindi Falconara che tutto sommato avrebbe anche modo, se si riuscisse a compattare, a ritrovare un po' il filo del discorso, per tenerla aperta quella la porticina per la salvezza, perché retrocedendone una sola, sai mai. Però sono proprio disfunzionali, giocano male, a ritmo lento, con poca individualità, con Polonara che sembra veramente in uno stato di forma molto 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 più vicino a un ex giocatore che a un giocatore di Cigold, e comunque io mi aspettavo un impatto diverso da uno come lui, che non 30-10 a partita, però un impatto diverso anche in termini di leadership, no? È lo stesso Bini un po' sottotono, finalmente l'ultima ha risposto con una produzione offensiva che è lecito aspettarsi, deve tirare tutto quello che gli arriva in mano, deve prendere 40 tiri a partita in quella squadra lì, perché l'argentino che è arrivato è mediocre per la Cigold.
Gold, parliamoci chiaramente, insomma, un buon giocatore di uno contro uno, ma la palla canestro è un'altra roba. Io credo che per quello che si sia, che si è visto durante tutto l'anno, la retrocessione di Facconara, per quanto a mio modo di vedere abbastanza incomprensibile, è strameritata. Assolutamente sì, campionato che comunque va avanti nel prossimo fine settimana. Nel prossimo fine settimana riprenderà anche la C-Silver. C-Silver che si è fermata per un weekend quello scorso dopo la conclusione della prima fase. Nella seconda ora di fatto si vanno a riunire le classifiche dei due gironi, si creerà appunto una classifica unitaria che terrà conto quindi dei risultati, portandosi dietro appunto i punti guadagnati nella prima fase. E si vanno ad intrecciare le squadre dei due gironi con una formula che vi invito ad andarvi a studiare, perché non vi starò di sicuro a ripetere. Comunque le prime otto poi si andranno a giocare i playoff in questa classifica unitaria. Come abbiamo detto, resta comunque primissima all'Attila Junior Basket, che resta quindi comunque la chiara favorita numero uno. Vediamo, però sarà anche interessante capire appunto da questo incrocio quanto fossero differenti, se erano differenti appunto i livelli tra i due gironi, e sarà interessante sia per chi vuole lottarsi il campionato, chi vuole provare appunto a salire in C-Gold, che appunto chi dovrà evitarla invece la retrocessione in Serie D. E domenica c'è subito sabato gioca l'Attila contro Montemarciano, una partita molto importante che ci farà capire veramente questa cosa che ha appena detto. Montemarciano che ha abbastanza dominato il girone, è arrivata seconda per una partita, per un punto, una partita persa di un punto dietro San Marino, quindi insomma assolutamente una top contender del girone. E domenica o sabato, adesso non ricordo, poi vado a controllare mentre parlo magari. Stavo cercando di vedere, infatti. Evitiamo di dare informazioni sbagliate, appunto avrà modo di affrontare la chiara favorita, questo non si discute, appunto una Porto Recanati, che anche qui dovrà essere brava a dimostrare sul campo di avere questa superiorità rispetto agli altri, perché nessuno ti regala niente e soprattutto, anzi, sono proprio curioso di vedere quali delle due contender dell'altro girone sia la più vicina. C'è chi dice San Marino per la fisicità dei lunghi, c'è chi dice Montemarciano per il talento degli esterni. Io credo che l'Attila abbia sicuramente una marcia in più rispetto ad entrambe, però vediamo, perché poi alla fine è un discorso di come ti accoppi, quindi già la partita in arrivo è molto, molto importante per capire questo gap. L'unica partita che si è giocata nello scorso fine settimana, intanto cerco la data della partita appunto tra Porto Recanati e Montemarciano, lo scorso weekend si giocava soltanto il recupero tra Recanati e Porto San Giorgio. Recanati che è una di quelle che se la sta lottando una piazza nella zona playoff, però continua il suo periodo negativo, terza sconfitta consecutiva, stavolta è arrivata contro Porto San Giorgio. Porto San Giorgio che al contrario si è tirata un po' fuori da quelle secche di bassa classifica, quarta vittoria consecutiva, e addirittura ora entra in ballottaggio anche per un posto di playoff, che era abbastanza impronosticabile fino a qualche settimana fa. Finora non si è visto l'effetto Chiorri su Recanati. Non si è visto, perché non te lo so dire, cioè, non avendo visto bene le partite, no, non te lo so dire. Probabilmente quello che serve di più è un lungo, qualcuno ha detto Conti, alla squadra di Padovano, per avere una dimensione chiaramente anche a rimbalzo diversa, una dimensione fisica diversa. È ovvio che è una squadra che vive molto di percentuale di tiro a tre punti, di corri e tira, e chiaramente può far fatica. Da quando è arrivato Nacca, invece, il talento offensivo di San Giorgio è sicuramente aumentato, quindi è ovvio che ci fossero dei problemi a Tolentino, ma questo non è un mistero, ed è ovvio che a San Giorgio, in un modo o nell'altro, diciamo, lui abbia voluto dimostrare di essere un giocatore diverso da quello che si è visto, dove oggettivamente non ha inciso minimamente. E quindi sì, San Giorgio, secondo me è una squadra molto buona, San Giorgio, parliamoci chiaro, è una squadra che, ragazzi, ricordiamoci sempre che questi hanno Ciccio Amoroso dall'inizio del campionato, quindi è una squadra che mi sorprendeva molto essere così in basso nella classifica. Anche Baggi. Paggi stesso, insomma, una squadra di talento, anche con dei giocatori, dei role player comunque di categoria, quindi una squadra che ci sta che lotti per un posto playoff, sinceramente. Probabilmente le problematiche anche lì sono diverse, però adesso comunque c'è fiducia, c'è ritmo, e sicuramente con Nacca c'è una bocca da fuoco in più. E vi confermo che la partita è sabato sera tra l'Attila Junior Basket e Montemarciano alle 21:15 appunto al Palamedi di Porto Recanati.
Anche per chiudere rispetto al discorso della Serie B, non l'avevamo detto in precedenza di A2B, ricordiamo che anche che sono state assegnate le finali di Coppa Italia e si giocheranno tra l'11 e il 13 marzo a Roseto e Chieti, quindi qui dietro l'angolo di fatto per chi vuole farci un salto, quello sicuramente è l'appuntamento di riferimento per questi campionati in questa fase del campionato, sempre interessante comunque vedere le squadre top di questi due campionati poi sfidarsi in una tre giorni davvero da overdose di basket per gli appassionati, quindi vi ricordiamo l'appuntamento tra l'11 e il 13 marzo, venerdì, sabato e domenica. Si fermeranno di fatto anche i campionati appunto per lasciare spazio alla Coppa Italia di Serie A2 e di Serie B. Noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo su FM TV al canale 211 del Digitale Terrestre o appunto su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast come solito su Spotify e su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Marche, a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento come solito è sempre qua su Immarcabili anche la prossima settimana. Pierini, il tiro è canestro di Attilio.